Ben ritrovati, MAIG Notizie, l'approfondimento odierno ospita nuovamente il dottor Michele Petruzzellis che ringraziamo di essere qui eh, con noi, quindi disponibile a fornire ai nostri telespettatori ragguagli sulla macchina amministrativa a livello generale, non certamente eh, riferita solo a quella acquavivese. Ecco, le braccia scola sc scolaresche, braccia scolaresche. Eh, le vecchie abitudini, vecchie abitudini. <ride> le vecchie. adesso queste vecchie abitudini non ci sono più e eh, si dice che eh, si stava meglio prima, mentre chi è giovincello dice che si sta meglio oggi, eh, sono le generazioni, insomma, il cambio generazionale, dal punto di, di vista va così, io invece in apertura voglio fare subito una provocazione, dottor Petruzzelis, che, eh, perché la mia posizione, la mia esperienza è diversa naturalmente da quella del dottor Petruzzelis, perché mentre eh, il professionista, il dipendente Petruzzelis è stato all'interno delle stanze dei bottoni, perché è stato un dirigente eh, di rilievo, eh, io sono stato invece nell'associazionismo, nella Codacons in particolare, dal mille, dagli anni 90 diciamo così. E mi rendo conto oggigiorno, ma non perché lo scopra oggi, che tutto quello che è stato fatto non è servito a nulla da parte degli utenti e consumatori. Poche cose. Questo mi portano oggi in maniera provocatoria a dire al dottor Petruzzelli che si il sistema, la Costituzione, le norme sono tutte sbagliate, abbiate pazienza, perché nel momento in cui io per 40 anni ho scritto alla procura, ho scritto alla Corte dei Conti, ho scritto alla città metropolitana, ho scritto ai comuni, ho scritto al Noe, ho scritto ai NAS, ho scritto dappertutto quei fascicoli che lei ha là. Lei ha là io ho stanze piene di denunce e di segnalazioni che non hanno trovato nemmeno risposte. E allora mi chiedo, come può uno Stato definirsi democratico nel momento in cui i cittadini sono lasciati soli e poi oggigiorno vediamo le città allo sbando? Sono stato cattivo? No, perché... Oh. La... Monello? Neanche, è stato dolce. Sono stato, sono stato dolce. dolce. Oh. Perché eh. il problema è che le sì. leggi ci sono, eh. i regolamenti ci sono, è la mancata applicazione delle norme e regolamenti che portano a queste disfunzioni di cui tu parli. Mm. Per essere ancora più inter diciamo interessanti nel nostro incontro, io voglio... Innanzitutto, perché ieri, come sai, c'è stato il consiglio comunale e il signor Sindaco ha portato a primo punto all'ordine del giorno le comunicazioni della mia revoca. Come previsto, insomma. Come previsto, come cioè, credo. Ecco, sì. Molti concittadini mi hanno fermato e mi stanno fermando. dicendo ma perché non vai il ricorso al provvedimento? Mi sono permesso di dire che chi ha minutato quel provvedimento ha necessità di rivedere i testi, i sacri testi del diritto amministrativo. Sono mie, se permette, mi posso permettere no, eh, di, di dirlo? Conferma quello che ho detto prima. Certo, io. esattamente. Io non condivido il modo, non è che siccome. Due tecnici, tre consiglieri, dico per dire, sono andati a reclamare sui miei atteggiamenti. Evidentemente il sindaco ha condiviso le rimostranze di questi signori e legittimamente ha adottato il provvedimento di revoca. Benissimo, per carità, io devo fare opposizione, ma non ci penso minimamente. È una sua decisione che poi sia formulata in maniera distorta, non ha importanza. Quello che emerge è che le motivazioni non vengono fuori. Da quello che ho notato ascoltando il consiglio ieri sera, se mi posso permettere, un mio giudizio personale, io sono convinto che il signor Sindaco è stato commissariato. In che senso? In che senso? Che chi ha suggerito la mia revoca non è una sua valutazione personale diretta. Veniamo fuori da questo equivoco. Sa benissimo. Allora, nella sua piena e incondizionata capacità, legittimità, ha ritenuto di dare ascolto a questi signori. Ma due Semplici annotazioni banali. Ieri sera, quando hanno approvato alcuni provvedimenti, le spiegazioni del provvedimento non sono state presentate dall'assessore, dal sindaco, hanno chiamato il direttore di ragioneria. Erano provvedimenti di natura tecnica? No, 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 quando. <ride> Se vi ricordate in alcuni consigli, i primi consigli, quando sì. qualcuno chiedeva l'intervento del tecnico, all'opposizione ha detto: Senti, lei deve parlare con me, sono io l'assessore di riferimento e lei deve avere le risposte dal sottoscritto, non dal tecnico, se no io sono un dipendente del tecnico. I poteri sono separati, non possono essere. Allora che cosa ho capito? sempre mie considerazioni, che il sistema è logoro, il sistema è condizionato, il sistema non può camminare con, come ho dimostrato l'altra volta, che il 100% della gestione è affidata a due persone. Le osservazioni e le mie pretese di soddisfacimento della mia funzione di assessore, ad oggi sono state inevase e l'amministrazione continua a tacere. Perché? Io torno sempre a perché. Perché ieri sera il sindaco nel leggere un provvedimento dice poi, scusate, questo rigolo dobbiamo togliere, quest'altro rigolo dobbiamo togliere, senza motivazione. Perché prima sono state scritte le cose e poi vengono tolte così senza nessuna giustificazione? Perché viene approvato eh, validamente la demolizione e ricostruzione di una scuola e eh, non si parla, perché un consigliere ieri sera ha detto che accanto all'importo previsto c'è la necessità di altri 500.000 euro. Possiamo dire a cosa ci riferiamo? Così ci, ci comprendiamo. Ci riferiamo alla demolizione e ricostruzione della scuola in via Luciani. Ah, via Luciani. 2 milioni e tanti. Bene, hanno fatto Quanto? Anche 2 milioni e qualche cosa. 2 milioni, circa 2 milioni. Sì. 2 milioni e 300 mila sì. con il ribasso del 21%. Bene, accanto a questa manca la copertura secondo quello che ha. Ah, Detto un consigliere di maggioranza, mancano 560 mila euro. Per, per, per raggiungere, completare, completare per, la cifra necessaria. Per, no, sono aggiuntiva a quella paga. Ah, quell no, oltre quella certo. cifra. Certo. Per carità. Beh? Quindi è quasi 3 milioni di euro. Beh, e allora si approva un progetto senza avere la copertura finanziaria? Si approvano i lavori di via Gioia con 700 mila euro? di maggiori costi e non c'è copertura finanziaria abbiamo le tuffarelle qualcuno sta giocando male chiedo scusa dottor professores ma se il provvedimento va in aula ha il parere positivo dei eh, certo. tecnici certo. e quindi si può fare eh, certamente e allora si però, può fare perché lei dice senza però, copertura finanziaria però io poi voglio cioè per lei, per lei eh, insomma è eh, eh, sono fatti tutti i giorni, ma mastica, ma noi non comprendiamo se lei dice, se lei fa delle osservazioni, come è possibile che giunga il provvedimento in aula e che venga approvato? Perché ha detto il consiglio, io sono ascoltato, sì. si può ascoltare bene, ha detto che 500 mila euro saranno reperiti con il futuro avanzo di amministrazione. Allora io è un'ipotesi, un ma voglio arrivare. Non è che volutamente la gestione corrente è stata limitata per creare la disponibilità di copertura di una spesa futura? Quando. Per recuperare quella somma? Eh beh, da una parte devi prendere. Cioè, quando devo andare a trovare. Allora io voglio capire, visto che il dirigente ha presentato il suo progetto di gestione, ha meritato 100, però i soldi non sono, non sono stati interamente spesi. Perché? Io voglio capire, perché? Tu hai chiesto 100, 100 euro per una voce di spesa, perché non li hai spesi? Per portarli in economia e poi creare l'avanzo libero di amministrazione per dedicarle a queste nuove spese che sorgono così. Una valutazione oggettiva si può capire. Allora io voglio dire ai consiglieri la responsabilità che hanno, la responsabilità degli amministratori non viene meno per la cosiddetta esimente o scriminante politica. Prevista, cioè in parole e eh, io, contadino ero, oh, dottor medico. Non, un tecnico. Non, so, non è questo perché? L'ambito operativo dell'esimente è circoscritto alle questioni di particolare complessità tecnico-amministrative necessitanti di una competenza non esigibile dagli organi politici, per atti comunque rientranti nelle competenze degli uffici. La responsabilità amministrativa è la conseguenza di una condotta commissiva o omissiva dell'organo di governo che porta all'accertamento della responsabilità legata alla sussistenza di condotta illecita e del nesso causale, oltre che dell'elemento psicologico. Questa è Corte dei Conti. Ora io voglio capire, alzare la mano così, senza una, nessun dibattito, nessuna valutazione, solo perché un consigliere dice, vabbè, poi i 500, 000, poi li troviamo, e poi li troviamo lì, e poi troviamo i 600, e poi le tufarelle, e poi... Ma questa che gestione è? Che gestione è? Allora, sulla base di queste considerazioni, a me sorge il dubbio che qualcosa non funziona. Perché, come ho detto l'altra volta, non è possibile che un'amministrazione sia condizionata da due soggetti. Non è possibile. Quando ho chiesto l'abolizione della dirigenza, è per rappresentare un potere più diverso perché i signori stranamente e questo lo devo dire dopo la mia cacciata perché di questo si tratta eh, non usiamo l'eufemismo diretto la mia cacciata l'attività di certi uffici so, ah, c'è stata una ripresa ma una ripresa così sbagliata Ancora oggi i signori non hanno riferito sulla situazione del canile, sulla situazione della nettezza urbana, sulla situazione del cimitero, sulla situazione della manutenzione delle strade. E stranamente sono andato via io e si sono allargate le maglie della capacità di agire, tant'è vero che l'ufficio tecnico affida a un consigliere comunale che per legge non ha titolo di fare interventi di quel tipo, che se ne va per le strade a chiudere le buche, quando c'è stato un appalto regolare, di accordo di progetto di maggio del 2023, non, andato, non completato questa ditta che è unica partecipante a questo accordo col 2% di ribasso, che cosa ha fatto? da arrivare a considerare che un semplice, nel senso positivo, un consigliere si possa mettere su un camion e decide quale bugge chiudere. E l'ufficiotec dove stava? E come mai quando l'assessore Morana chiede l'acquisto di due faretti per il valore complessivo di 100 euro per illuminare sotto l'orologio, gli vengono chieste dei liberi impegni, dei cose, tutte cose. Poi si affida a un consigliere un'intera gestione di una manutenzione ordinaria della viabilità. Non ho capito. Non ho capito perché si porta in consiglio un provvedimento per affidare l'estensione della zona industriale proposto da una D e non dal dirigente. Perché vengono affidate posizioni organizzative illegittime? Illegittime. Sono scritte negli atti che hanno, che hanno completato, negli atti io leggo. Nell'affidamento la, de, la determina, scrive, ritenuto opportuno, non attuare la procedura prevista dall'articolo 3 del regolamento e chi sei? Chi sei che metti nel nulla un regolamento approvato alla luce della disamina effettuata dei requisiti? Ma chi sei? E poi? Visto l'articolo 17 del decreto legge 165 i dirigenti possono affidare compiti dirigenziali. Quest'articolo è stato abolito con il comma 13 del decreto legislativo 95 del 2012. Come fate a continuare ad affidare? Come mai il primo gennaio del 2024 i due dirigenti hanno prorogato la posizione organizzativa quando per legge la posizione organizzativa la segna la giunta in sede di affidamento del PEG, del piano esecutivo di gestione questi fanno loro le proroghe decidono loro dottor Petruccellis e ehm, eh, eh, che dobbiamo fare come dobbiamo fare? Eh, non lo so io eh, allora cioè dottor Petruccellis allora, io ho una mia convinzione che non lo posso dire però oh, ne parleremo in un prossimo certo, incontro di una certo. mia idea certo. io voglio rivoluzionare certo. il sistema certo. ma non quello locale il sistema di come sono i comuni io eh, non Vedo, dottor io questi comuni da 5.000 abitanti, da 20.000 abitanti, per me devono essere chiusi subito, accorpati, ma, ma non servono a ma nulla. Ma c'è la legge di associazione? Sono solo una perdita di tempo clientelare per dare a politici che non hanno magari eh, il titolo e non sono all'altezza della situazione, di, di occupare sede istituzionale. Dovremmo rivedere proprio la Costituzione, le norme, perché io dico, mettiamo i comuni di Cassano, il comune di San Michele, ma anche il comune di Acquaviva, che cosa questi comuni da quattro no, abitanti? Legge di, non serve a nulla. che finanziava pure l'associazionismo cioè, dei comuni. Noi abbiamo oh, pochi vigili urbani ad Acquaviva, va bene? Allora se li chiami sono impegnati in altre situazioni. Certo. Oh, allora se chiami i carabinieri non è di nostra competenza, se chiami quelli non è di nostra competenza, a che cosa serve essere cittadini del comune di Acquaviva se. In questa marea di competenze non c'è nessuno che risponde alle esigenze dei cittadini, accorpiamoli. Cioè, voglio dire, io vedo più un unico dirigente tecnico che serve cinque comuni e non cinque dirigenti che ci fanno perdere solo soldi. Perché io il dirigente lo vorrei vedere per strada ogni tanto. Cioè, io chiederei al dirigente un ufficio tecnico: si può fare una passeggiata con la CodaCons? Cioè io pubblicamente dico oggi al dirigente ufficio tecnico comune di Acquaviva delle fonte, si può fare una passeggiata con me, con la sottoscritta a telecamere accese, di Acquaviva delle fonti, vediamo i cantieri, vediamo le strade, vediamo qualsiasi autorizzazione data dal suo ufficio. Allora, no, non no, perché... voglio dire, io ho il diritto di farlo. Però ci Ma il dirigente vedere. non viene. Ma ci vuole una Non verrà un po E questo è il problema. Quando l'ANAC... No, e, e vorrei completare. Certo. Quindi se glielo dico io non viene, perché non viene un magistrato di Acquaviva a farlo? Perché non viene un ispettore? Perché chiedo scusi, io sto un po' alberato oggi. Perché siccome in questa città non funziona la mazza, abbiate pazienza, no, no, non paziente. funziona la mazza. Perché quello che lei dice non ha corrisposto ancora un'indagine amministrativa? Stavo arrivando. Perché al Comune di Bari stanno facendo tutto questo macello? Perché arrivando. ad Acquaviva, chiedo scusa, Stavo non arrivando. scendono i sindacati in piazza? Ad Acquaviva come mai non scende nessuno Stavo in piazza? Stavo arrivando a questo. No ma chiedo scusa, perché ad Acquaviva non scende nessuno in piazza? E perché i problemi non li conoscono. Non li conoscono o gli fa piacere che vada avanti così? No, no, secondo me... E chiedo scusa, abbiamo fatto già tre allora, interviste. la parte della cittadinanza non eh. conosce. Eh. Il sistema... No, i sindacati dove stanno di Acquaviva? Chiedo scusa, i sindacati dove stanno? Solo a Bari vanno a scendere in piazza i sindacati? C'è una CGL, una CISU, una Willa da quei... Perché non scendono in piazza con me? Scendiamo in piazza! Facciamo la rivoluzione perché ci sono pochi vigili, perché ci sono i furti, perché le strade fanno schifo, come mai non ci sono, dottor Petruzzellis Perché vanno a Bari? Che cosa ci sono andati a fare i sindacati, voglio sapere io. Non so se è chiara la mia osservazione. Allora io dico, il sistema non funziona. Il sistema non funziona, perché queste cose non le sentirà la RAI, chiedo scusa, non le sentirà a Telenorba, a Tele Regioni, non le sentirà nelle altre televisioni non so se sono cioè, chiaro allora la mia presunzione eh, dove, va, dove, dove va? è che, che noi la stiamo mia, parlando scusate a... la eh. mia superbia chiamatela come volete cioè noi che otterremo è quello che quando mi sono insediato ho chiesto notizie e sono stato scusate te, letteralmente lei, figuriamoci cittadini fermatevi eh. quando sono andato in giunta a riferire sono stato preso per visionario Figuriamoci i cittadini. Allora eh. io, per, io vengo con le carte, ti dico l'ANAC, non Michele Petruzzellis. Ah, ha scritto. L'ANAC dice... Ma non è da qua viva. Poi. No, è in generale. Mm. Eh. Che, che è il decreto legge, del decreto legislativo. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa che deve essere di livello apicale tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Eh sì però, un attimo, l'allegato della legge, non Michele Petruzzers, quel che non vogliono né leggere né capire né fare. Quello che mi dà fastidio è che tu almeno leggi e dici guarda, stai dicendo cavolate, no? Allora, nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, è quello delle idrogeologiche cose, è complesso, il ROPPO possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno 5 anni, nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione d'appalto, concessione di lavoro, una laurea magistrale. Ma forse dice potrebbe. No, 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 deve. E eh, vabbè. O specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, nonché adeguate competenze quale project manager, acquisita mediante la frequenza con profitti di corsi di formazione. Questa è legge, non è Michele Petruzelis. E, e che dobbiamo fare allora? e allora io ho sollevato il problema io non è che voglio eh, ma ci sono 16 consiglieri che questo, di questo se ne fregano chiedo scusa ai consiglieri certo. 10 consiglieri, 12 quelli che sono non so nemmeno quanti siano perché se dovessero venire da noi io li intervisterei certo. e li conoscerei. come certo. finora nessuno tranne quei pochi che, Poi, che si sono prestati Torneremo. allora io dico dottor Petruzzese noi possiamo riferire tutto quello che vogliamo ma tanto non succede nulla che non so se sono chiaro no, no 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 mi dispiace e eh, come mi dispiace? Eh, perché eh, se continua a fare dei provvedimenti che lei dice eh, sono. Allora perché ti ho letto la responsabilità amministrativa? E eh, va bene, eh, intanto i danni si fanno se, eh certo. come dice lei, eh certo. ci sono degli errori. Eh cioè, certo. Perché noi stiamo limitando la gestione corrente per creare un accantonamento di risorse per far fronte ai nuovi maggiori oneri dei lavori pubblici. Ecco. Eh. Allora, tutto questo, io non è che dico che non bisogna fare, ma nessuno ne parla? È tutto tutto il e dottor Petruzzesi, e i consiglieri perché non ne hanno parlato ieri? Eh, io questo chiedo a livello generale. E Avevano più alto a cui pensare, tant'è vero che quello che mi ha più è il silenzio assordante, mentre la minoranza... No, mi ha, ma la minoranza eh, fa, il suo fa il suo ruolo, ruolo ci mancherebbe. Cioè. Però... Senza nulla togliere a nessuno, sono stati garbati sul piano umano. Nei suoi confronti. Nei miei confronti. La insomma, minoranza. La minoranza. Sono stati garbatissimi. E li ringrazio pubblicamente. Come ringrazio pubblicamente la maggioranza che non ha detto una parola perché ha confermato che avevo ragione. Non, non dicendo nulla? Non dicendo nulla. Chiaro perché quando metto in evidenza che al cimitero, ritorniamo alla storia del cimitero, sono state fatte una comunicazione di non esecuzione del contratto in una certa epoca, dicendo che se entro 15 giorni non li rimette a posto, decade, fatto un anno. Poi dopo un anno, ultimamente, fanno lo stesso provvedimento, di di che non sono state eseguite l'attività contrattuale. E entro 15 giorni, scusate, nel frattempo il roppo provvede a pagamento perché i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte come da contratto. Dove sta? Dove sta? Dove sta il difetto? Dove stanno queste analisi? Allora, la, la mia, le mie osservazioni sono di questa natura. Quando mi dice il sindaco che, che stamattina firma, eh, quell'attività senza offrire per nessuno l'ho predisposta io, io come assessore a personale, che poi sfocia giustamente nell'attività complessiva. Ma, ma, voglio capire perché tutta una volta mi vengono riesumate dirigenti che nel breve periodo passato sono state criticate ampiamente. E la colpa era la mia, non si spiega diversamente. Chi ha tolto il sorriso all'ufficio tech sono io, ora è ritornato. No, oh, almeno qualcosa di positivo eh, c'è stato. l'ho fatto. E eh, non è contento? Eh, come no? Eh, siamo in periodo giusto, pace, bene, fratelli, ci vogliamo bene, sorridiamo tutti. Non è contento, è. dottor Petruzzelli? Perché, ma io eh. sono... però, io voglio capire, quando arriveremo al rendiconto, il rendiconto si approva entro il 30 aprile, siamo al 31 marzo e gli uffici non hanno chiuso il rendiconto. Siccome poi c'è la tempistica per il collegio dei revisori, e cose. perché non hanno tempo? Non hanno tempo di che cosa? Non hanno tempo di che cosa? E il potere si vede che è stato trasferito in capo a... Di... Perché ieri in consiglio, vi ripeto, le risposte ai consiglieri... Non vengono date né dall'assessore competente per materia, né dal sindaco, vengono date dal dirigente che si sostitu sostituisce addirittura ad un altro dirigente. Eh, Un'analisi sì. di quei punti. Posso avere la soddisfazione di avere di segretina, ignorante, tutto quello che è. E io, se da, posso anche essere d'accordo. Perché a distanza di otto mesi non c'è una relazione su tutte queste domande, perché l'assessore ai lavori pubblici non ha la conoscenza e la cosa di questi problemi? Perché? Chiedo scusa, per tu io non le posso rispondere. No, il perché? Io... Allora, il mio metodo corretto, è quello che prima l'ho sollevato in giunta con il placet del signor sindaco. Poi ho scritto ai dirigenti, non mi hanno ignorato, o hanno dato risposte che è meglio starsene a casa. Il mio passaggio è stato quello di scrivere agli, agli organismi dei controlli interni. E lo abbiamo detto a vota Perché scorsa. quando tu mi fai una legge nazionale sì. per l'anticorruzione, e la giunta comunale lo, lo adotta come proprio provvedimento e quello continua a restare lì da vent'anni anzi da trent'anni ma di che cosa stiamo parlando di che cosa stiamo parlando e mi sta dando ragione io sono 40 anni che scrivo ma non è colpa delle leggi, è colpa di chi le deve far applicare. E chi le deve far applicare? dottor Bertucci. Gli amministratori. Ah, oh, buonanotte. Eh, 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 Scusa. Eh, Sono 40 anni che andiamo a votare, Sono non è scusate. cambiato nulla da questo punto di vista. Diciamo. Allora, quando il dirigente sì. che è andato a perorare certe cause e che ha vinto, per carità, io voglio capire, le scadenze di questi contratti a breve, Qualcuno ne ha mai parlato? Ne ho parlato solo io. Le proroghe sono vietate. Ma consentite? L'Italia è bella per questo, per il <ride> <suzare, ride> no, Che non... sono vietate, allora, come lei dice, allora, ma consentite. Io chiedo e, scusa. e attuate. Chiedo scusa, è possibile <ride> che si potrà, si arriverà? Spero di no. Ma com'è possibile prorogare un contratto dove sono emerse disfunzioni 100% del contratto. Come possibile prorogare? Come possibile non valutare, perché i signori hanno percepito regolarmente legittimamente una speciale indennità di ruppo per la gestione di questi? Voglio capire che cosa hanno fatto, che cosa hanno visionato, come hanno fatto a non seguire il contratto come non hanno fatto a sapere che il primo anno al cimitero eh. doveva essere piantato 60 cipressi e non è stato piantato uno dottor Petruzzese noi abbiamo un grosso problema noi, noi, io sono adesso in imbarazzo perché c'è un comune amico che mi ha detto non far agitare il dottor Petruzzese <ride> Specialmente, no, 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 nel... <ride> specialmente nel periodo pasquale insomma dove dobbiamo essere tutti sereni, tranquilli, stare Posso in famiglia. Stare in oggi, famiglia. Faccio, ecco, non ci oggi faccio 18 anni che ho subito sì. sì. uh, l'intervento per la stazione di un tumore maligno. Quindi vivo benissimo. Ah, no, no, io le auguro altri cent'anni di vita, questo eh, no, non vorremmo. Oh, ma... No, no, è la battuta. Sì, ci mancherebbe. Eh, non, non vogliamo, noi vogliamo eh, insomma, che oltre a sorridere negli uffici sorrida anche lei. Io e che no... sia il meno amareggiato possibile, insomma. Eh, e ci dispiace Giro. di questo. Ecco, allora, quindi eh, vorremmo... 48 anni sì. e io servizio, eh, più ho fatto il le cose, per me, scusate, io guardo le carte e capisco, eh, ma però, il medico, io quando vado dal medico, quello mi vede, dice voglio tutti la frega, e ci mancherebbe. Però dottor Petruzzelsi, lei è stata a Palazzo, è di viva. Cioè. ha guardato i mascheroni, stanno ancora lì, oh, uno, lei si è candidata a sindaco, sa come ha votato la popolazione? No, sì. sì. Non le aggiungo altro. Questa è acqua viva delle fonti. Un attimo. Sì. Questa amministrazione che io sì. ho caldeggiato sì. con, è nata insieme eh, per il cambiamento. Ma era uno slogan forse? A questo non punto. Non poteva essere uno slogan. Non poteva perché la gestione di certi... Ma c'è bisogno di tempo, dottor Pezzusesta, ma ancora nemmeno un anno. Nemmeno le chiedo, un anno di... tanto perché cioè, io, sì. eh, la gente deve capire che io parlo con le carte. Quando c'è una determina di questa amministrazione per la nomina com commissione per l'avviso pubblico per la selezione di tre professionisti, profili sempre di conferimento in carico e di, di controllo e si dice, si dice, leggo. Questa è una delibera di giunta No, questa è una determinazione dirigenziale. Di che ufficio? Non volevo sapere chi firma, che ufficio è? Non, so, non vogliamo andare nel personale. Ma... Eh sì, eh, lei mi dà ancora gli undici decimi di quando ero ragazzino. va bene. Che la valutazione delle candidature pervenute per il tramite del portale Cosa deve essere demandata ad una commissione di concorso di concorso esperta. Eh, e ci fa piacere, devono certo. essere esperti. Eh. Certo. Eh, certo. Allora, siccome sono tecnici, tu devi eliminare dei tecnici. Allora il presidente della commissione è il dirigente, la, la sua aiutante la componente, giusto niente dire. Sì. Viene nominato un terzo che non è tecnico. Io mi sono rivolto dico, scusate, ma c'è questa tasca? Bene, quel signore si è dimesso, la successiva determina di sostituzione di quello, è preso dagli uffici dello Stato civile, che ne sa, quel poveretto, quella poveretta di problemi tecnici, e partecipa ad una selezione per la scelta di tecnici che devono controllare l'operato dei due signori i due signori sono i componenti che si scelgono i loro controllori mm. eh. e quindi e quindi no, eh, allora io metto eh. in evidenza queste cose io non è che voglio voglio ricordare a qualcuno la responsabilità domani quando verranno a vedere se verranno a vedere le carte qualcuno dirà ma voi dove stavate non siamo tecnici, non capiamo quello che Ha scritto il dirigente, mica l'abbiamo scritto noi, chiedo scusa. La politica che accende, sono i dirigenti. Allora, allora è meglio che siamo tutti a casa, quei due signori governano e fanno quello che vogliono e poi ci danno il risultato. Non è questo. Vabbè, ma i consiglieri comunali non dicono nulla, non leggono le carte, non lo so. Faccio un esempio, dico. E se alla mia richiesta... Cioè non si preoccupa, quello che lei sta dicendo dovrebbe preoccupare i consiglieri. Per una no. superficialità conoscitiva delle norme. Quando cominceranno ad apprendere quella responsabilità? Quando in Consiglio è andato un provvedimento consigliare dove si dice Lei ha il soffio magico, fa aprire le carte, c'è chi apre le porte col soffio magico e lei, lei sfoglia i provvedimenti, dottor Petruzzellis. Di che stiamo parlando? Scrivono, io leggo. Quale qual settore? Settore tecnico. Il ah. 98%, quello è, non è che c'è un altro. Che io, Vista per, la competenza del Consiglio capire. Comunale all'assunzione del presente atto, Attesca l'articolo 10 della legge regionale ha espressamente sottratto dalla competenza della giunta comunale l'approvazione di piani attuativi per i quali sono previsti due distinte fasi, adozione e approvazione, poi ritorniamo, se sottratto alla competenza della giunta, assessore proponente, ma se l'assessore non sa nulla. Vabbè, questo lo dice lei che non sa nulla. Se me lo dice qua che non ho la competenza. Quindi dalla giunta la... non è passata. E come fa l'assessore co... proponente? Proponente di che cosa? L'assessore fa parte di un collegio. È una piccola contraddizione. Una piccola. E come la devo chiamare? Una piccola. Mm. Poi. Ma lei dottor Petrusses mi vuole far Lei io vivo da qua viva, dottor Petrusses, lei lo sa che io vivo da qua viva. E, e, e mi fa litigare con tutti. E, 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 e. Ma lei intanto poi se ne va a Barri, ma io resto... No, oh, vabbè, ma mi raggiungono anche telefonicamente. Ah, la raggiungono certo. per, per forza, perché certo. i consiglieri erano necessari certo. di informarsi. Lei chiede, no, certo. ci spieghi meglio. Eh. Allora... E mi ci fa piacere. Questo provvedimento sì. è andato in commissione. Il dirigente di questo provvedimento, il dirigente, non sa nulla. Perché da dove si evince che non è... E glielo leggo subito. Relaziona l'istruttore direttivo tecnico comunale, non dico il nome, no, non ci in tre. merito al progetto relativo alla realizzazione di un nuovo upificio. Scusate, è dirigente. Non deve essere portato a conoscenza, non sa nulla. Sempre continuando. E un consigliere, fa notare, un consigliere, l'ufficio tecnico non se ne accorge, se ne accorge l'amministratore. Il politico. Il politico. Fa notare che nello schema di convenzione, nella relazione tecnica... Ah, questo è quello dove mancava... Eh, a corredo del progetto manca l'indicazione di una particella. Pertanto, richiede che l'ufficio tecnico contatti il progettista affinché modifichi i documenti che saranno allegati alla delibera di consiglio. A questa delibera... Beh, è stata una svista. e Come? Ma una particella. Quella proprietà di chi è? È sua? È della ditta è di un'altra? Che cos'è? E' che ne sappiamo noi. E senza il completamento. Quel... Perché va in Consiglio? E nel... in questa delibera non si fa minimamente cenno a questo particolare. Vabbè, ma può succedere una rete. Non può succedere. Per giunta, per legge, scrivono. Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, che è del dirigente, del responsabile dell'area edilizia privata urbanistica. Scusate. Chi è? Mi non è dis... il dirigente. No è. no, è il dirigente. È il dirigente parla... Ma non è quello, chi firma? Il... Ma non è quello. Scusate, qual è il problema? Eh qual... eh, qual è il problema? Che secondo me è un atto nulla. Questo va riportato in Consiglio. Vabbè, tanto se finché non va, nessuno fa opposizione al TAR non se ne accorge eh, certo, nessuno. Certo, però, però, la legge, ma che scusa, se lo Stato italiano ha voluto queste norme, questo producono. No? È la disapplicazione delle norme che producono questo. E eh, vabbè, ma se c'è chi sbaglia ci deve essere un organo di controllo, che eh, certo, me non se ne accorge. In perfetta buona fede, non è che me la... per eh, carità sì, no? c'è. Certo, cioè, 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 si può anche sbagliare. Prescindiamo ecco. dal. Non no. c'è nessun problema, sto solo osservando le procedure. A livello tecniche. generale. generale non, non mi permetto minimamente di. Non è nel caso specifico. No, esatto. È tanto per dare l'idea di quanto avviene. Di una disorganizzazione generale. Oh, e quindi lei che cosa consiglia di fare? Per allora io avevo consigliato l'abolizione della dirigenza o l'ampliamento della dirigenza. Allora, uno eh, facciamo soldi e l'altro spendiamo più soldi. Non hanno, cosa hanno no. scelto di spendere eh, più soldi? No, 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 non, non le è, piace questo Non, questo non è che mo voglio difendere la burocrazia. Pia, 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 pia. Eh, vabbè, lei deve non, difendere non, la burocrazia. No, 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 no. non è questo. È eh. ovvio, vi voglio ricordare che in tempi diversi per legge ci deve essere un dipendente ogni 100 abitanti. Questa era la vecchia norma. Poi tutte le motive, poi hanno, tutti pensavano che andavamo a fare la space, tutti pensavamo che non lavoravamo, eh, è. Qualcuno Qualcuno mutande ha portato in i cartellini uh, in Italia. La, eh, sì. succede. Eh, ma, in ma per colpa del succedere. 10% il 90% eh. ha sofferto e naturalmente dagli addosso all'unture. Per cui siamo arrivati a dire che tu più del 27% dei primi tre triti d'entrata non vuoi spendere per il personale. Benissimo. Mm. Allora, una maggiore attenzione a queste risorse, è possibile? Ecco, è possibile che ho detto, ho valutato per esempio l'ufficio autonomo dell'avvocatura? Allora nessuno sa, ve lo dico io. Non ho capito, oh, che significa? Abbiamo un ufficio. Ufficio legale. Eh, ufficio legale, sì. l'ufficio autonomo. Sì, eh, deve essere autonomo. No, oh, ma ci mancherebbe, non eh. è che va a difendere di più, di più la causa. Eh ci certo. mancherebbe. Eh, eh. Però, se i giudizi in piedi, da 15 anni a questa parte, sono 157, Io questa è l'analisi che ho fatto, in, in, in tutto, la totalità, dei, giu totalità dei, giudizi dei giudizi pendenti, pendenti, diciamo. e che sono datati, per cui... La, le, le ultime amministrazioni, e la nuova, di contenzioso si è ridotta a ben poco. Perché lasciare in forma statica un sistema e non in forma dinamica e pensare di ristrutturare quel servizio? Come? Chiudendo quel servizio, salvando l'avvocato. Perché... Eh, diciamo, eh, licenziamo l'avvocato. Oh, per carità, per carità, eh. oh, oh, ma, ma non ci penso proprio. L'avvocato... Non mi fa litigare più con gli avvocati. L'avvocato... So un attimo solo. Sì e che non è detto che l'avvocato non possa limitarsi a un'analisi degli atti interni, ad una valutazione dell'attività da fare. Di diverse mansioni. Con diverse mansioni, con la posizione organica. Non c'è niente di... In da... Lei dice che questo potrebbe essere più utile. Certo certo Potrebbe, porterebbe maggiori benefici alla comunità alla comunità, perché? e gliel'ha detto lei certo. prima di andare via al sindaco certo e che le è stato risposto lascia stare Perché c'erano cose più importanti per il momento lascia stare c'era altro da fare da, ti ripeto però chiedo scusa per tu stesso man mano che andiamo avanti con le interviste capiamo che lei eh, non si è limitato a un settore ma è andata a no, mi è venuto spontaneo a dire da fastidio eh, ma non l'ho detto è andato a guardare i diversi settori. Un attimo. Ma lei sa che non è che si può no, no. rivoluzionare il no, sistema? No, no. Il mio ruolo di assessore alle finanze, oltre a quello del personale per cui incido direttamente, non è quello di, di fare due più due. Due più due lo lascio al mio collega di fare. La mia valutazione è una programmazione completa del... Allora perché mi hanno chiamato? Perché io ho una visione. Eh, se, mi devo, se devo guardarmi i piedi, io vado dall'ortopedico, mica vado da Ferrari. Tanto per essere. Così dovrebbe essere. Eh, eh, allora, vita, io, no, io non sto dicendo che ho ragione. Io ho posto sul tappeto, Siamo siccome la legge, quel bilancio non è un fatto di numeri, è un fatto programmatorio che deriva dal DOP. Però, dottor Petruzzesi, io voglio, oh, non voglio inasprire le animi e eh, deprimere maggiormente chi ci ascolta eh, dicendo che non ci sono vie d'uscita, perché già l'ho detto all'inizio, non se ne esce. In Italia, se non cambia proprio eh, il sistema, e quindi dalla Costituzione in giù, secondo me non sono un tecnico, ma io vado con i fatti concreti, non ne usciamo più, perché tutto è eh, limitato, è soggettivo e articolato, è legato alla, eh, a, a, diciamo, alla coscienza di chi sta interpretando quel ruolo. E, e, in Italia abbiamo tutti i giorni eh, esempi in cui non ci si può affidare alla coscienza dei cittadini, ma bisogna vincolarli con delle regole e allora, seppur visioni delle regole non vengono rispettate. Allora io, ma io ma... mi chiedo, lei ha, ha fatto le sue osservazioni sì. che, eh, nessuno, a cui nessuno ha risposto ha detto, eh, negativamente dicendo ci ha scritto non le fesserie Non ha detto niente nessuno ha detto. Eh Sì, ma nessuno ha detto dottor Petruzzet sta dando i numeri. Eh, no, no. l'hanno detto, tanto che me le cacciate. Ma non hanno scritto che ha sbagliato. Della... No, 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 eh, eh, il risultato finale è quello che l'essere stato revocato e significa proprio questo. Forse ha sbagliato il metodo, ma non quanto voleva ottenere. Uh, io quello che dico, sì. scusala, sì. io ho sbagliato metodo? Eh no, dico... per... no, no st stiamo ragionando. Sì, è certo che sì. Ho sbagliato metodo? Allora tu che mi dici? Tu sei capo, ci mancherebbe tanto di cappello. Quello che voglio rappresentare è che io ho rappresentato dei, dei, delle, delle problematiche. Non ho detto che ho ragione, che ho, detto, ho riscontrato questo. Avrei preteso che prima di cacciarmi qualcuno diceva per la CUC hai sbagliato, per le, le posizioni organizzative hai sbagliato, per cui alza i tacchi e toglie dai piedi perché non capisci un tubo. Questo è il risultato. Questo è il risultato. La manipolazione dei, dei dati porta a questo. Questo è un aspetto. Però se la maggioranza ha governativa la certo, ritiene o ha ritenuto che quanto volesse intraprendere o avesse intrapreso il dottor Petruselis non fosse conforme al proprio modo di vedere è cacciante, questo, è, questo eh, è il risultato, piano piano può essere questo cioè, ma io non è che sto quello che a me dispiace e che non comprendo è come dei consiglieri comunali della maggioranza sapendo le osservazioni dove le dice questo è un atto nullo questo è stato abrogato, così colà non, non fanno nessun approfondimento in tal senso perché sono fatti fino a mo siamo riusciti a andare che si 6 andiamo a non è quello non mi vabbè ma prima non lo, lo sapevano poi diventati domino pubblico quanto lei allora, dice allora io che cosa cioè non è più responsabilità io mi permetto di voglio dire non sono chiarire, un tecnico oggettiva ma diventa soggettiva poi voglio chiarire un'altra cosa io non ce l'ho come hanno pensato coi consiglieri che hanno chiesto la mia testa o coi dirigenti ognuno ha il proprio modo di vedere non, non condiviso da me però le, la, le loro idee erano quelle che io non faccio questo per su sé sì devo fare una provocazione veloce veloce abbiamo oh, lei ci sono sì. i consigli della maggioranza ci sono i consigli della maggioranza beh perché non facciamo un confronto li facciamo venire non in, in le trasmissione. signori non verrebbero no non verrei io ah e perché è così no. fermati allora questa, io come sto dicendo che la loro posizione è legittima di pensare mm. diversamente. Ci mancherebbe. Come la pensi diversamente l'ufficio tecnico? Ah, Benissimo, beh. ma per carità. Ma, è ma io non sto contestando la loro idea. Sto portando avanti la mia idea, che ma... è diversa. Allora, siccome non sono riuscito a farti, non sono riuscito a spiegarmi quello che penso con le carte, hanno ragione loro, ci mancherebbe. Però nessuno mi può togliere dalla mente perché io, io ho ragione, perché io la penso così e penso di aver ragione. I risultati devono ancora cominciare a venire, però i signori hanno ritenuto nella loro autonomia di non ritenere valide le mie cose, ci mancherebbe, tanti ah, di cappello. Ma questo non significa che... In chiusura di, di intervista. Sosteggiamo una... come facciamo? Allora, l'altra cosa... C'è un, 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 un annuncio che dobbiamo fare. Allora, noi ci rivediamo perché la gente deve... Perché? Quando abbiamo fatto la programmazione, sì. una parte l'ho scritta. Sì, sì. Abbiamo fatto la programmazione. E giustamente che cosa dobbiamo fare di innovazione? Come hanno detto ieri in Consiglio? Avete proposto il mercato coperto, avete proposto la cittadella dello sport, avete proposto a che punto sta? È ovvio che dall'analisi dei conti, coperture finanziarie non ce ne sono perché le, il bilancio è al 90% bloccato. In più dobbiamo trovare i soldi per tutti i maggiori oneri di questi lavori. Allora io, e te li ho fatti vedere, io ho fatto i progetti. È ovvio che siccome non sono ritenuto idoneo, non sono ritenuto idoneo neanche per la presentazione dei progetti e te li ho fatti vedere. Te lo faccio vedere, perché non lo voglio far vedere, perché qualcuno può filmarlo. Ma i progetti sono i miei. Eh, se siamo in una televisione, il mestiere nostro è questo. Eh sì, cioè, ho capito. <ride> sì. Cioè quando tu mi parli di un'analisi della nettezza urbana. Noi siamo arrivati a un punto tale dove abbiamo scoperto, anni fa è stato fatto un progetto di nettezza urbana sulla base delle norme, dove l'aro di Gio De Col ha fatto la gara d'appalto, ha vinto chi ha vinto poi c'è stata sono state le contestazioni è andata a monte quell'appalto c'è stato una gara a ponte il signore assessore sa che quella gara a ponte significa una proroga di contratto e il signor assessore sa che la progettualità del, di quella gara a ponte è stata affidata e io dico perché All'Ager che ha fatto un suo bando particolare, ma questo l'ha fatto la precedente certo, amministrazione, cioè, ma almeno tutti in ballo dove quello che io contesto alla notte. tu dirigente, tu ROP che percepisci un'indennità per questo, quando quello ti ha mandato i risultati della palla, l'hai analizzato, hai visto che mancavano delle zone. Hai visto che le attrezzature non erano compatibili con la città di acquaviva? Intanto è andata avanti. Di questo devo dare atto all'assessore, al vice sindaco, che ha scoperto queste cose. Benissimo. Ma non basta per le scoperte. Mi devi dire come le risolvi? A novembre scade il contratto, che fai una proroga di proroga e proroghi un contratto non idoneo per acquaviva? e per giunta incrementato finanziariamente a danno dei cittadini di tutti quei nuovi oneri. Oh! Allora la proposta che io ho portato da sette mesi fa è quella di un'analisi dettagliata dei costi, un miglioramento. L'innovazione non basta solo perché dobbiamo andareci in mezzo al giardino. L'innovazione sono fatti tecnici di analisi di compiti metrici, di, di analisi, ecco, compatibile, per poter, per poter scegliere, di no, dobbiamo fare, ma nel momento in cui devi scegliere, devi scegliere se fare un nuovo appalto oppure fare un diverso appalto. Com'è come possibile non analizzare queste cose? Questo è quello che ho messo sul tavolo, forse l'ho posto male, può darsi che è colpa mia, ci mancherebbe. Ma nessuno ha fatto queste analisi. Un assessore ai lavori pubblici che non sa come vengono gestite le gare. Allora la progettazione viene, ma tutto legittimamente, non è che viene affidata tutta all'esterno. Allora se tutto viene affidato all'esterno, l'ufficio tecnico, io non lo so, che cosa fa? E questa è la domanda che ho fatto. Non ho criticato... Ho fatto... Voglio conoscere che cosa fanno i dipendenti per poter dire che ce ne vogliono altri 20 o un 10. Dottor Pesce, questo lo ha chiesto lei, certo, ma i consiglieri comunali, la maggioranza di questo evidentemente non gliene frega nulla. Benissimo, e qual è il problema? Oh. È il giusto informare i cittadini. Certo, è questo che sto perché facendo. Perché io, io mi permetto di dire, evidentemente, i consiglieri comunali, la maggioranza certo. non interessano le risposte che lei vorrebbe ottenere la, la... E, e sono loro che poi risponderanno agli cioè, elettori se hanno fatto bene o non hanno fatto bene ti voglio e... solo ma, ma non per, per tediarti ma per dirti sì. un messaggio che è arrivato ieri sera sì. Michele l'odierno consiglio comunale sul tuo caso pura sì. follia comincio a disperare Acqua viva non può essere ridotta così ripiegata su se stessa, serve in, inevitabilmente un indotto duro, resettaggio, una tempesta perfetta sulla finta destra come pure in danno della sinistra. Non ci sono alternative, fatichiamo oltre ogni limite. Questi sono i messaggi che mi mandano. Come fai a non rispondere? Voglio dirti, sì. io non è che... Io avrei gradito... Ma che... la democrazia è bella proprio per questo. Perfetto. Io eh, così quello bello che avrei la gradito che eh. tu mi porti in maggioranza sì. e, e mi sputi addosso. Mi sputi addosso nel senso, posso anche accettare... Dove tu mi contesti uh, certe mie. Bene, non è accaduto per mai. Per quanto riguarda i rifiuti, uh, fare l'analisi, uh, quali aspetti per esempio bisognava analizzare in conclusione? Allora, innanzitutto la proroga non ci può essere. Quindi abbiamo il tempo, fino a novembre, di predisporre qualcosa. Dobbiamo partecipare all'Aro o ci dobbiamo rendere indipendenti? Questo è, è che sto dicendo. Sì. Ma per fare queste scelte c'è bisogno dei dati. Che ti ho chi fatto. deve fornire questi dati? L'ufficio. Chi deve L'ufficio. Quale ufficio? L'ufficio Qual tecnico. Quello è il responsabile di quel servizio. E se sono poche persone non riescono a farlo? E fornire? come gli da solo chi ha fatto? Come l'ha fatto? E eh, noi te l'ho fatto vedere. Ah, quello colorato? certo No, non me lo faccio sì. vedere più, l'abbiamo capito, è arcobaleno colorato. Certo. Sì. E certo. vabbè, e, 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 ma lei quello non glielo dà. Ma manco morto. È un lavoro suo? Certo. E quanto tempo ha impiegato per farlo? Ti ripresento che ero presidente della Barsa. Ti devo portare il giornale dell'epoca che mi hanno fatto un articolo in grande perché ho riportato la Barsa SPA inattiva. Sì, Dico. sì, dottore. Eh. Allora. Una settimana di tempo. Una settimana di tempo? Perché lei è bravo. No. Ed è esperto nel settore, ha detto. Qui in 15 giorni. Io mi sveglio può... alle 4 di mattina. In 15 giorni... Vabbè, però, dottor Petruzessa, non è che possiamo obbligare i dipendenti comunali a venire a lavorare. Sei, dirigente, sei sì. il dirigente, il ruolo di dirigente non è quello dell'impiegato. Cioè? Deve avere una capacità organizzativa, deve avere una capacità di visione di sistema non di per fare l'appalto dottor Petruzzessi non la voglio far alberare no. alberare o inalberare scelga loro lei se il dato ecologico spiegato. o il dato umano ma non possiamo obbligare un dirigente a non dormire perché ha allora una e vabbè non pensi che tutti i dirigenti italiani Io sono alzano. andato in pensione dovendo usufruire sì, di 800 giornate di ferie e non ho chiesto un centesimo. E vabbè, ma adesso non è più così. Vabbè, ma non è questo. Però vuoi fare i dirigente. E allora tu mi scrivi. Vabbè, in 15 giorni si può fare. Cioè, allora tu mi scrivi Vabbiamo... dicendo che l'attività io non la provo perché non ho perso, non lo faccio più. Stranamente sono andato via ieri e ho ricominciato attività. Perché? Perché? Eh, non è contento contentissimo, perché mi stanno dando ragione mi stanno dando ragione, i fatti ma questa attività dove è aumentata? chiedo scusa perché? perché i cittadini non hanno visto nulla appunto, ma non è, è questo il problema, quello che foca voglio focalizzare, sì. sia con la passata amministrazione che con questa che si sono dedicate esclusivamente agli appalti la gestione ordinaria non esiste l'assistenza e quando la Imma Morano Ma... l'altro giorno è venuta e ha parlato, ha parlato dei, dei sogni, del libro dei sogni, perché quello non ha una lira. Anzi, quando io gli ho proposto in, eh, al bilancio 2024, gli ho aumentati 50.000 euro, alcuni consiglieri me l'hanno fatto ridurre. Per i servizi sociali. Certo. Forse la, la Ima non, non la ricorda queste cose. Consiglieri di maggioranza. Certo. E perché servono i soldi in altri settori. Ma benissimo. E come è possibile che poi arriva a fine anno e i soldi i signori non li hanno spesi? Perché? Perché? Manca la programmazione. Manca, manca, manca tutto. Vabbè, non va vogliono tutto. essere disturbati. Questo è fatto vero. Io su non ho mai messo piede. Non sono mai andato a delemosinare nulla. Perché sapevo le carte, io leggo le carte. Questa è la differenza, avrò un carattere. Però, scusate, dopo 48 anni di potere, il carattere è quello che è. Dottor Pedusessi, vogliamo fare gli auguri ai nostri spettatori? Io gli auguri, spero, che con la mia cacciata il sindaco torni a fare sindaco. Perché oggi, come ho detto prima, mi sembra un commissariato. Dopo un punto di vista politico Polizia, dice, esatto, certo. deve non può andare al rimorchio non può essere succube di due dipendenti che di acqua viva tra l'altro non conoscono nulla l'impegno di un sindaco uno dei punti di forza del sistema sono le capacità del sindaco non del resto il sindaco deve smettere di fare l'avvocato, nel senso professionale, perché l'avvocato dice, ma parliamo, vedi, no devi fare il sindaco, glielo ho detto dal primo giorno. E quando gli ho detto se non ti servo revo, lo sa, io glielo ho detto, in giunta. E l'ha fatto. E l'ha fatto, e ci ma tanto di cappello, voglio dire, non ho acrimonia nei confronti, di... ha ritenuto di dovermi togliere, non è che... Siccome non condivido le mie idee, è sbagliarci, magari fosse sbagliato. Ma dottor Petruzzelli, noi dovevamo fare gli auguri, non dovevamo infierire più di tanto, dovevamo augurare... E gli auguri è un po' difficile. Un po' difficile, non è ancora... No, no, gli auguri di famiglia e così, ma amministrativamente... Non ho, vede niente di... Ho forti perplessità perché il potere positivo. è tornato in mano a La politica deve risollevarsi. La politica non... ha fatto 10.000 passi indietro. Vabbè, però lei, chiedo scusa, lei lega eh, i passi indietro a quanto è accaduto con lei? Eh, è troppo io... soggettivo. Come... Potrebbe allora... dire qualcuno che ci ascolta, perché è presuntuoso, se non c'è lui... Certo. Se non c'è lui certo. no, 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 io... non, non si riesce e... a fare bene. Eh, allora, voglio dire, abbiamo individuate certi punti deboli cert certificati se non si trova un correttivo come Scusi, possiamo perché, pensare al meglio perché siamo d'accordo su questo ed ho ragione eh, Deve metto, non è che sto parlando per voli pindarici no ti sto dicendo vedi che, che hai fatto come tu non immetti non sollevi dall'incarico i ruppi di questi tre servizi perché non sì. risponde a quanto scritto dall'ANAC Che dall non, hanno scritto, non hanno fatto proprio Quanto scritto all'ANAC, le dice No, da, sia all'ANAC che all'attività mm. Allora, per una serie di motivazioni per la... Ripeto, toglietevi il pensiero che io stia parlando di fatti se Solo io parlo di fatti amministrativi sì, certo. Nessuno può dubitare sulla capacità e onestà della gente Ci mancherebbe, non è questo allora io ti ho riscontrato che certe, per una serie di motivazioni non sono state realizzate, non sono state attivate, non sono... ma è possibile che l'ente ad oggi, dopo quattro anni, non sa di 600.000 euro che il cittadino versa direttamente all'impresa dove sono andate a finire? Del cimitero. Del cimitero. Scusate. Beh, e bene. i 154.000 euro. Che paghiamo a quello del canile per fare una certa gestione chi l'ha controllato all'anno allora, Però dottore Pertusses, lei infierisce, certo. questa è la democrazia. Arretto, no, questa è queste sono le no, lettere, no, no. sono le tante lettere scritte agli organi competenti che non hanno mai risposto. Ma questa è l'arbitrarietà del sistema. Eh, eh, lo so, però il sistema se è fatto male è lo Stato. Però è responsabile, io quello che voglio... Con delle io, leggi ti fatte male. Eh. Poi, poi questa la prossima, è la verità non ne eh. parleremo più. Sì. Io ti ho sollevato questi problemi. Bisogna trovare no, delle No, no! Tu non mi devi rimproverare per uno persone, niente. Me lo siete tutte le cassette e l'unico risultato è quello della revoca. Questo è quel che mi offende, non il fatto che mi abbia revocato. Ci mancherebbe. Le mancate risposte. Le mancate risposte. Ah, beh, e tutelando tutel chi? Dottor Petruzzi, concludiamo così questa nostra eh, intervista e che le devo dire? Ci aggiorniamo subito. Noi dopo. le auguriamo questo. di trascorrere una buona e santa Pasqua in famiglia soprattutto e non, si alza un po' più tardi e non pensi sicuramente <ride> ad acqua viva non pensi ad acqua viva perché non ne vale la pena io dico eh, oh, io da qua e lo so, ma non ne vale la pena abbia pazienza i miei concittadini con... me ne vorranno, io che ma evidentemente no. non si meritano tanta attenzione perché io non vedo nessuno scendere in piazza Democraticamente, non fa... so se è chiaro, ma, tu sei. Scusate, ma che vuol fa... dire che i cittadini a qua viva, questi 20, 30 anni, 40 anni, 50 anni, cent'anni di amministrazione, cioè, cioè, piace, si accontenta gli piace. Non sono d'accordo. Eh, lo so Il problema è che nessuno eh. sta facendo, ha dato fino ad eh. oggi le spiegazioni tecniche che stiamo dando. E eh, noi le stiamo dando le spiegazioni, Perché? ma non, cioè. io non ho fiducia nei cittadini che le recepiranno Tanto e le fatto, utilizzeranno un, un per migliorare esempio. la comunità. Un altro esempio, eh. c'è stata la, 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 uh, sì. la precedente amministrazione che ha dato l'incarico a un gruppo di valutare la zona industriale. Quello hanno fatto la relazione, di questa relazione nessuno sa niente, nessuno sa che cosa accade e mi dicono che stanno decine e decine di lotti da 20 anni, a 30 anni che non hanno l'agibilità e eh, scusate scusate qualcuno si deve ricordare di queste cose eh, ma non è coppa di questa amministrazione no no la responsabilità eh, qualcuno deve capire che stiamo partendo da, da, tanti anni fa. da Milano per arrivare ad Acquaviva cioè il problema è quando io sto aspettando i risultati dei controlli sì. interni voi sapete che il controllo di gestione della, della precedente amministrazione sul 2022 non ha fatto il referto? E la relazione? Certo. Di come è andato? Perché se lei dice referto io penso che il Comune è malato, no. invece gode no, no, di ottima salute. <ride> no, secondo <ride> uh, uh, quanto io vedo dal punto di vista politico, gode di ottima salute. Perché, ripeto, né politici né sindacati nessuno scende in piazza. Se scende in piazza a Bari deve scendere anche ad Acquaviva. Però io ti voglio io un... sono chiaro da questo punto di vista. Ti La vuoi... democrazia non può essere utilizzata per un tornaconto personale. Chi è andato ad Acquaviva a Bari ed è sceso in piazza ha il dovere di scendere anche ad Acquaviva in piazza. E se non, fa, non lo fa è corresponsabile del sistema acquavivese. Oh, voglio... Non so se sono chiaro, dottor Lo so che le è burocrate, dirigente. E non che... vuole accettare le mie provocazioni. Quello, quello che ti voglio quantificare. Sì. Allora, la via di Gioia sono 700.000 euro. Una parte verrà, verrà finanziata dalla regione. Sulla Tufarel gli ne abbiamo messe altre 700 di nostra e siamo a milione E 500 questa scuola. 1 e nove. Siamo a 2 milioni. Più altre siamo a 2 milioni. 2 milioni e mezzo sono 5 miliardi che è un 50% di un bilancio dell'ente. E nessuno obietta nulla, nessuno osserva. L'utilità aggregata di un sistema non la conosce nessuno. Io non sono competente. Sì, ma mi sto riferendo in materia, sì. a questi che fanno i soloni in consiglio. dopo punto di vista politico. Da, sempre, dopo da punto di vista politico. Oh, sul piano solo perso... loro non lo devono fare perché che non ci può andare lei lo sa che non ci possiamo andare e che non siete stati capaci lo devo dire anche lei ha no, no, in no. otto mesi, in 9 no, mesi lo, lo sai di stracciare un regolamento. lo sai benissimo che l'ho portato in commissione <ride> eh, ma, però no, eh, per... si è perso, si, è perso. Eh, si vede che tu non eri simpatico eh, certo perché <ride> dottor Petruzzano, anche per colpa sua devo dire eh, eh, se lei viene eh, a parlare dei dammi, dipendenti un no, no, domenico di <ride> <più, de bene. ride> Va bene, comunque sicuramente le cose andranno meglio, perché la nostra tanto. intervista, il suo Penso. contributo e quello degli altri serve a migliorare la comunità. Ecco, adesso io voglio spezzare una lancia a favore della speranza, la, che mai deve essere la messa da parte o dimenticata. il allora, prossimo incontro, grado di analizzare concretamente alcuni passaggi tecnici. E lo faremo che ci incideranno mancherà. sulle tasche dei noi cittadini. Noi non vogliamo sfruttare la sua, la sua disponibilità, ecco. Oh no, eh, no, no, da da stare. io qui, <ride> noi siamo qui, a noi piace fare informazioni. E poi eh, anche in perché... i tuoi moschettieri. Ah, e lo faccio. Io, io faccio il Il Dopo Pasqua lo possiamo no, fare. Dopo, cioè... E volevo dire che naturalmente tutto quello che noi abbiamo trasmesso, Chiunque voglia replicare e dire la sua o può fare, è, non è che perché io non so di chi abbiamo parlato, quali siano, chiunque può partecipare, oh, il nostro manchere. numero telefonico è. è a disposizione, le mail, per, per poter dire la sua, ci oh, mancherebbe, Ma a noi fa piacere, a noi piace fare questo. Eh, non è che vogliamo monopolizzare eh, diciamo, il settore comune o, o questi aspetti cioè, solamente si... con il Digre del dottor Storia. Quando ci si dimentica, di fare l'accordo di programma con la città metropolitana per, eh. per il via Ponte. Gioia eh. e si perdono 12 mesi di tempo, io credo che qualcuno debba rispondere o no? No. 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 E eh, va bene, non... dobbiamo no. scherzare. Dottor Petuzes, secondo me no. No, abbiamo scherzato. Proprio per le esperienze di 40 anni precedenti mia, da cittadino, da associazione. No, è no sicuro. Dottor Petuzesi, eh, chiudiamo così. Per la mia esperienza io sono che, convinto. Che sono veramente... io ho perso 40 anni di, di tempo io sono convinto, per dedicarmi all'associazionismo, non è servito a nulla, perché tutte le lettere sono rimaste prive esterni, di risposte. Gli organismi esterni ci sì. metteranno il naso. Ma e vedremo. E ho condiviso, ho sentito e ho condiviso una class action contro il comune. Beh, su questo io non voglio dire nulla perché eh, potrei essere di parte e qui non, non dico nulla. Quello che stai dicendo tu si chiama class action. Sì, sì, dottor Petrucelli, sì, <ride> fino a questo punto ci cioè arrivo, anche <ride> se non ho studiato, <ride> non ho studiato a Cambridge. E allora, dottor Petusel, sì. Noi lo abbracciamo, lo ringraziamo. Auguri, e... auguri, auguri e auguri, sperando certamente in tempi migliori. Grazie, Senza dottor, dottor Petruselis. Grazie a Michele, dottor Petruselis, grazie.